Ciao ragazzi, eccomi qui con un nuovo tutorial e questo tutorial sarà sulla maschera di ritaglio. Mi raccomando, seguitemi perché tra un po' di giorni farò un contest su una cosa che ho creato e ne farò due, una che darò in regalo qui su YouTube e un'altra che darò sulla mia pagina Facebook. Seguitemi da ambe le parti. Iniziamo con il tutorial. Questo sarà sulla maschera di ritaglio e quindi ci sarà un effetto foto, collage con tante maschere di ritaglio. Apriamo la nostra foto. Questa è la nostra foto. Iniziamo a prendere lo strumento forma, quella quadrata, e facciamo un quadrato premendo lo shift della tastiera. Duplichiamo questo quadrato e lo portiamo sotto. Andiamo a quello di sotto. Clicchiamo due volte dentro e lo facciamo diventare bianco. Prendiamo lo strumento di selezione e lo allarghiamo in modo che diventa una foto Polaroid. Vedete? Il mio. Lo centriamo, selezioniamo quello di sopra e quello di sotto e lo centriamo solamente in modo centrale. Lo allunghiamo un altro po' sotto. E gli diamo ok. Prendiamo questa foto, la duplichiamo e la portiamo sopra ai rettangoli. Cliccando qui su questa freccetta andiamo ad attivare la maschera di ritaglio. Come vedete è uscita già qui. Prendiamo queste due forme, le selezioniamo con lo shift della tastiera, le duplichiamo. Le portiamo sopra, le spostiamo, guardate, togliamo l'occhio da qui, le spostiamo, le ruotiamo, prendiamo di nuovo questi due, li prendiamo, li spostiamo. Li mettiamo qui. Prendiamo sempre questo strumento sfondo, lo duplichiamo per tutti i quadrati che abbiamo fatto, che sono tutti questi effetti di foto. Prendiamo e vanno messi sempre sopra agli strumenti di forma. Prendiamo di nuovo questi due rettangoli, li duplichiamo. Selezioniamo insieme questi. Prendiamo e ruotiamo. Ok, adesso andiamo sul primo. Andiamo a mettere una su questo. Andiamo qui, crea maschera di ritaglio, vedete abbiamo creato la prima. Andiamo sulla seconda, rimettiamo l'occhio. Facciamo crea maschera di ritaglio. La duplichiamo, la mettiamo anche qui, tra questi altri due. Andiamo qui, crea maschera di ritaglio. Crea maschera di ritaglio. Ecco, come vedete abbiamo questo collage di foto, vedete, con tutto questo effetto Polaroid. Per dare un tocco più
tipo collage, tipo collage, andiamo su questo filtro e mettiamo un'ombra esterna. Gli diamo ok, andiamo su questo col tasto destro o control per chi ha Mac e facciamo copia stile di livello. Andiamo su questo e riclicchiamo di nuovo il tasto destro e facciamo incolla stile di livello. Andiamo su tutti i bianchi, incolla stile di livello. Ora ci sblocchiamo questo livello e come abbiamo visto nel tutorial precedente, per chi non ha già qui regolazioni, finestra regolazioni e ci compare questo e clicchiamo mappa sfumatura. Come vedete è comparsa questa mappa. Qui ci scegliamo una sfumatura per la foto di sotto e mettiamo questa seppia. Come vedete questo tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto. È semplice e possiamo fare un effetto foto l'una dentro l'altra. E come vedete, io prendo queste foto, quindi c'è i due rettangoli, li posso anche spostare e mi prende altri punti. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi! Questi sono i nostri effetti fotografici.